Benvenuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nell'eremo dei frati minori cappuccini, proprio accanto al giardino del convento di San Giovanni Rotondo. Oggi qui per leggervi una storia che risale agli anni 50, quando una donna si sentì chiamare dal confessionale di Padre Pio. Infatti, a volte, lo racconta Padre Marcellino tra le sue testimonianze, Padre Pio, interrompendo l'ascolto delle confessioni, faceva avvicinare a sé delle persone che non conosceva e sostavano in chiesa. E questo è accaduto, lo riportiamo in questa testimonianza, ad una sua figlia spirituale che poi ha accompagnato per tutta la sua vita. Aveva 18 anni quando la mamma nel 1950 la portò da Padre Pio per chiedergli di pregare, di intercedere per la sua guarigione. Soffriva di grandi e continue emorragie. E lei scrive: si sa che per parlare con Padre Pio bisognava prenotarsi. Mentre mamma con altre signore si informavano sulle modalità per farlo, io sono entrata in chiesa, quindi nella chiesetta piccola. Padre Pio era al confessionale, ascoltava le donne. Ad un certo punto però ha scostato la tendina che lo nascondeva alla vista dei fedeli e, proprio indicando me, disse ad un altro confratello, in questo caso Padre Marcellino ci sottolinea, Padre Tarcisio Zullo da Cervino, e gli ha chiesto: fammi venire qui quella ragazza. Io mi sono accostata, mi sono inginocchiata davanti a lui, gli ho detto testualmente: io sono una figlia di Maria, e poi ho aggiunto il motivo per cui ero scesa a San Giovanni Rotondo. Lui subito mi ha messo le mani sulla testa e mi ha detto: stai tranquilla, stai tranquilla. E mentre mi giungevano all'orecchio queste parole, ho sentito un grande peso gravarmi sul corpo. Terminate le confessioni, Padre Pio passò per il corridoio del chiostro dove tra le altre donne c'era anche lei e sua mamma. Lui, vedendola, disse ancora: ancora qui stai, vai a casa, stai tranquilla, non ti preoccupare. Ritornata a casa, nel giro di pochi giorni le emorragie cessarono, ma la protezione di Padre Pio l'ha sentita ancora per tutta la sua vita. Nei momenti difficili, racconta, avvertiva la sua presenza quasi in un modo fisico. Si è sposata con suo marito, ci siamo veramente amati, scrive, ma dopo tanti anni di matrimonio, un matrimonio felice, vissuto nell'amore più bello, lui mi tradì per una decina d'anni, io sono stata al mio posto pregando il Signore, la Madonna e anche chiedendo l'intercessione di Padre Pio, e durante questo periodo buio mio marito mi odiava, bestemmiava la Madonna, il Padre, solo perché li sapeva miei. Abbiamo avuto due figli, il primo è caduto nella trappola della droga ed ha bisogno di preghiere. Ho sognato poi Padre Pio, la prima volta lo vidi in aperta campagna come mi veniva incontro, correndo, la seconda quando mio marito era malato di tumore, mi sembrava di essere nella sacrestia di una chiesa, io ero seduta su di una panca vicino a me, vi era uno che sembrava un povero, quasi un barbone, che mi accostava piano piano, non mi allontanavo per non fargli dispiacere, aveva un abito da frate, ma un cappello gli copriva il capo. Io mi chinai un po' per guardarlo in viso e lì riconobbi che era proprio lui, era Padre Pio. Gli dissi: padre, e lui fece un'espressione come a dire: ora non ti posso far nulla. Di lì a poco mio marito morì soffrendo come un crocifisso.